Maddalena Colamussi, in questa bella iniziativa di Destination Wedding come tua agenzia di viaggi, che vuol dire molto anche per la capitanata, cioè attirare stranieri che vengono a sposarsi qui vuol dire molto, o no? Quanto può essere interessante? Allora, può essere molto interessante se noi ci innamorassimo di più del nostro territorio, questa è la mia idea, cioè nel senso che io, come ho da sempre lavorato per mandare gente fuori dall'Italia, per andare a farle conoscere nuove destinazioni, da un po' di tempo ho riscoperto questa passione per il mio territorio e per le potenzialità che il mio territorio ha, il nostro territorio. Quindi felicissima di poter collaborare per questo nuovo progetto che è il Wedding Destination, dove la nostra terra ha non tanto da offrire di più di quello che è il nostro immaginario. Dobbiamo solo cercare di volerlo, di lavorare tutti nella stessa direzione e di ovviamente imparare a colloquiare anche con le istituzioni, che a volte non sempre sposano questi progetti. E in termini economici può essere redditizio, te che hai movimentato per tanti anni e lo fai ancora, i viaggi all'estero, in Italia? In termini economici può essere molto redditizio, e ti dirò di più, non fosse altro perché noi abbiamo tantissimi ragazzi che per ovvie ragioni si sono dovuti trasferire all'estero, quindi Inghilterra, Francia, Spagna, che però hanno lasciato il cuore nella loro terra e quindi vogliono venire a sposarsi qui in Puglia, qui nei loro paesi, qui nella loro città. E comunque è un movimento economico importante per tante ragioni. Uno, perché gli ospiti arrivano con la scusa del matrimonio, però poi si lasciano andare e quindi vanno in giro per la nostra Puglia. Ma la cosa più importante è che il Wedding Destination permette anche una sorta di destagionalizzazione del turismo, perché noi sappiamo bene che la nostra regione è sempre la nostra regione, quindi il Gargano, i Monti Dami, eccetera, sono particolarmente ricercati nel periodo estivo. Grazie al Wedding Destination avremmo la possibilità di avere gente anche fuori stagione e quindi di lavorare anziché 3 mesi l'anno, non dico 8, ma 6-7 sicuro. Maddalena, chiudiamo con una nota dolente per chi fa il tuo lavoro, ma anche chi vuole vivere, lavorare, viaggiare in questa terra: l'aeroporto Gino Lisa di Foggia. Guarda, l'aeroporto Gino Lisa di Foggia, secondo me, è diventata un po' una scusa per adagiarci, nel senso che nonostante la mancanza dell'aeroporto a Foggia, comunque il Gargano nel periodo estivo e comunque dei periodi che vanno da giugno a settembre rimane una meta ancora molto richiesta e molto frequentata. Quindi diciamo che il discorso, io non nego la necessità del nostro aeroporto, perché è fondamentale, e l'ultima volta che sono stata giù a Lecce mi faceva specie vedere Bari, Brindisi così vicini con due aeroporti, quindi non nego la necessità di avere l'aeroporto nella nostra capitanata, ma non vorrei che questa diventasse una scusa per noi operatori locali per non fare progetti, per non andare avanti, per arenarci. Quindi mi piacerebbe che, insomma, riuscissimo un attimino a bypassare questo purtroppo limite che non sappiamo quando riusciremo a superare. Si può volare alto lo stesso? Si può volare alto lo stesso, sì, sicuramente si può volare alto lo stesso, ma i numeri lo confermano, perché se tutto fosse legato all'aeroporto di Foggia il Gargano dovrebbe essere vuoto. Grazie a Dio, soprattutto negli ultimi periodi, questo non è. Certo, potrebbe essere ancora più pieno, ma lavoriamo comunque.